si prepara da sola, in cui c'è bisogno della massima concentrazione. Eh sì, questa è la partita, quindi credo, come hai detto tu, non c'è bisogno di girarci attorno, ma bisogna solamente pensare a dare a ognuno di noi il massimo e di uscire dal San Vito con dei punti. Senti, arrivate a questa partita in un buon momento, no? Le ultime prestazioni sono state positive, anche se purtroppo i risultati, insomma, potevano essere ancora migliori, no? Questa del Fondi credo che, insomma, ancora rimane il rammarico per non averlo. Ci mancano dei punti. Come avevo detto in precedenza, l'importante era cambiare atteggiamento e anche riuscire ad uscire da quell'ultimo posto, anche se siamo a pari punti. Ovviamente ci mancano dei punti che ci avrebbero permesso di stare più su, però intanto ci prendiamo questo. Sì, stiamo passando un buon momento anche fisico e mentale, perché giustamente quando i risultati, anche se non riesci a vincere, però non perdi e giochi, diciamo, meglio degli avversari, quindi è normale che anche l'autostima cresce e stiamo bene adesso. Mattia, però bene dal punto di vista fisico e mentale, con i Fondi abbiamo dominato per 55 minuti abbondanti, poi però c'è stato questo blackout, 20 minuti in cui siamo arrivati troppo, il Fondi che è forte, cioè obiettivamente schiacciato, poi è arrivato a pareggio, insomma, e poi una piccola reazione dopo. Sì, vabbè, è normale che siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo avuto anche un paio di occasioni subito dopo il vantaggio e poi loro ne sono usciti alla lunga fuori, loro sono una buona squadra, soprattutto Calderini e Tiscione sulle fasce ci hanno messo in difficoltà. È normale che arrivato a un certo punto della partita pensi più al risultato, quindi è normale che un po' di abbassi e le giocate vengono un po' meno. Però credo che dobbiamo prendere i primi 55 minuti del Fondi e continuare su questa strada. Un Catanzaro che inizia a concedere poco agli avversari, questo può far ben sperare. Sì, no. Diciamo che da 3-4 partite che ormai la squadra sta bene, dimostra anche in campo che non è inferiore a nessuno. Senti, ritornando al derby, voi arrivate così. Il Cosenza arriva pure però in qualche difficoltà, no? 8 sconfitte il giovedì d'andata, probabilmente lì ci si aspettava anche un campionato un po' diverso. Potrebbe essere una molla psicologica questa favorevole per voi, insomma, il fatto che magari lì a Cosenza ci si aspetta. Ripeto, in queste partite qui tutto quello che è successo prima, quello che è il contorno, non conta più nulla, perché questa è la partita. Quindi magari noi affrontiamo la partita al massimo, loro affrontano la partita al massimo e quindi è normale che basta un'occasione per fare un pochettino alzare i ritmi della partita, quindi anche la minima opportunità può cambiare la partita. Non è come ci si arriva o come hai fatto prima di questa partita, perché ripeto, è la partita, quindi è una partita, capito? Come una finale. Non c'è quello che è stato prima e quello che è quella, punto. 3-0 dell'andata, però insomma... Io non c'ero in campo, però è normale che quando vieni da un risultato del genere penso che ognuno di noi ha voglia di riscattarsi da quella partita d'andata. Quindi, ripeto, speriamo di riuscire ad ottenere dei punti a Cosenza. Quando è che vince una partita fuori casa il Catanzaro? Speriamo il prima possibile. Firmeresti per un pareggio? Questa è la partita, non c'è pareggio, vittoria, non deve esistere la sconfitta, quindi poi quello che se è pareggio e vittoria va bene lo stesso. State la caccetta, la difesa, l'organizzazione di gioco, soprattutto in difesa del Cosenza, che cos'è secondo te la loro arma in più e che cosa può essere l'arma in più del Catanzaro? L'arma in più loro, vabbè, lo stadio, perché sicuramente la gente verrà a vedere la partita.
Poi ovviamente loro hanno dei giocatori importanti per la categoria, se sono lì in alto in classifica c'è un perché, quindi bisogna stare attenti su ogni in particolare. Poi credo che la nostra arma siamo noi, ognuno di noi è un'arma per il Catanzaro. Se scende in campo con l'atteggiamento giusto e con la concentrazione giusta, penso che anche noi siamo una squadra che potremmo stare lì in alto benissimo. Senti, sabato Patti ha dato un grandissimo esempio di attaccamento alla maglia, di abnegazione, non so come lo volevamo chiamare, no? Il fatto di aver giocato con questo piede rotto, tra l'altro non sappiamo, probabilmente non sarà della partita. Insomma, vi ha dato forse anche a voi un grande esempio che magari molti di voi potreste... Normale, anche no? Giustamente io e Matteo siamo qui dall'anno scorso, quindi sappiamo benissimo cosa significa questa maglia. Poi lui che ha avuto l'onore di indossare la fascia capitano è normale che ha un po' più di responsabilità. Quindi di sicuramente non avrebbe mai mollato sabato. Ovvio che non è facile giocare con il dolore, però lui ce l'ha fatta. Questo è un grande esempio per tutti noi. E a proposito di fascia, se te la desse a te giovedì? Sarebbe un orgoglio, soprattutto anche per l'anno scorso e per quando sono venuto il primo anno qui 5 anni fa. Sarebbe... No, aspetto, no, poi il mister a decidere, il gruppo, chi sarà capitano sarà, l'importante è non perdere il derby.